Nova, lo sai Cap che è un cuore hobbit? Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di capire cosa sto parlando, ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Con l'uscita di Falcon e Winter Soldier mi sono rivista Capitan America, il primo. E mentre lo guardavo mi si è accesa una lampadina. E ho pensato, Cap, hai un qualcosa di molto familiare. Mi sembra di non averti già visto, perché per forza di cosa l'ho già visto Capitan America. Però aveva il suo modo di essere, il suo cuore, aveva un qualcosa di molto familiare. E ho pensato, ma sai che mi ricordi un pochettino Frodo? Vabbè che in quel momento lì stavo parlando con Nenya di Frodo e quindi probabilmente sono stata influenzata da questo. Però analizzando bene la cosa ho potuto constatare che comunque hanno una cosa in comune, una cosa molto molto importante, e che probabilmente sia Stan Lee e sia Tolkien volevano farci passare. Ma di che cosa sto parlando? Prima di arrivare al sodo voglio spiegare perché sono arrivata a questa conclusione, come ci sono arrivata a questa conclusione. Entrambi i personaggi sappiamo che si sacrificano per un bene superiore, un bene molto molto più grande di loro stessi, e lo fanno nonostante loro siano dei personaggi apparentemente deboli e piccoli. Sono dei personaggi apparentemente fragili, anzi, per quanto riguarda Steve lo vediamo all'inizio che è molto molto gracile e fragile, ovviamente mi riferisco ai film, è mingherlino e ha problemi di salute. Frodo, come lo sappiamo tutti, è all'apparenza è un bambino ed è per questo molto sottovalutato dalle altre razze. Però nonostante questo sono disposti a intraprendere questo viaggio per il bene superiore. Sono disposti a lasciare la loro zona di comfort, sono disposti a lasciare tutto ciò che li fa sentire al sicuro e che conoscono, pur di sacrificarsi per qualcosa di molto più grande di loro stessi. Quindi Frodo parte per distruggere l'anello per difendere la terra di mezzo, mentre Steve riesce ad arruolarsi all'esercito. Si ostina con tutte le sue forze a voler arruolarsi nell'esercito per difendere la sua patria. E nel corso del loro viaggio ovviamente cambiano. Frodo cambia spiritualmente e si fa molto più maturo. Steve invece cambia fisicamente e si fa molto più forte e resistente, come ovviamente possiamo vedere. Però ovviamente nel corso del viaggio e anche alla fine hanno perso tanto questi due personaggi. Sappiamo che Frodo perde una parte di sé a causa dell'anello e la sua sofferenza interiore lo spinge a dover lasciare la sua casa, i suoi amici, per andare verso l'ovest e rigenerarsi. Mentre Steve nel corso del suo viaggio perde il suo migliore amico ed è costretto a perdere la donna amata per porre fine alla guerra e per salvare la sua patria. Quindi vediamo che entrambi i personaggi perdono molto pur di fare la cosa giusta e per un bene superiore. E quindi dalla loro storia è palese definirli eroi drammatici, che hanno in comune il loro desiderio di salvare ciò che più amano per un bene superiore. Però comunque li percepiamo in due modi diversi. È più facile mettersi nei panni di Steve piuttosto che di Frodo. Questo perché Frodo fallisce la sua missione mentre Steve la porta a termine anche se deve sacrificarsi. E quindi non è solito vedere un eroe che fallisce la propria missione e il proprio compito, e quindi già siamo un po' titubanti al riguardo. E poi soprattutto perché il cambiamento di Frodo è molto interiore, si fa fatica a percepirlo nel concreto se non dopo varie letture o dopo varie viste del film, molto in modo dettagliato, a leggere proprio tra le righe e proprio in modo minuzioso e cercare in tutti i modi di comprendere bene il film e i vari personaggi. Quindi è molto più difficile vedere il cambiamento di Frodo perché è un cambiamento interiore e molto più psicologico e profondo. Mentre con Steve è molto più facile vedere questo suo cambiamento perché è un cambiamento esteriore, si vede proprio la sua forza e la sua potenza e la sua resistenza proprio
a impatto visivo, è molto più chiaro e molto più facile da constatare e quindi siamo più inclini a identificarci nei panni di un eroe come Steve, nonostante le sue perdite, le sue sofferenze, il suo essere eroe drammatico, piuttosto che personaggi come Frodo che hanno bisogno di molta più attenzione per essere capiti a 360 gradi. Ma quindi la cosa che mi ha fatto accendere la lampadina, oltre al fatto che in un nanosecondo mi sono passati davanti agli occhi tutti i frammenti del loro viaggio e ho ripercorso in un nanosecondo tutto il loro viaggio, è che mi si è palesato il loro centro, il loro cuore, e mi ha fatto capire che questo loro cuore, questo loro centro, ci mostra che il vero coraggio e la forza non ha nulla a che vedere con il fisico, non è una cosa fisica, quindi non sta nella forza dei muscoli o robe di questo tipo, ma è più un coraggio e una forza interiore, e che il loro cuore colmo di coraggio non è assolutamente privo di paure o timori, ma anzi il vero coraggio si trova proprio dove c'è tanta paura. E quindi entrambe le cose, sia il coraggio che la paura, sono strettamente legate. È inutile dire che una persona è coraggiosa perché non ha paura, anzi tutt'altro, i due personaggi ci mostrano proprio che hanno tanta paura ma comunque sono disposti ad andare contro questa paura pur di riuscire a ottenere ciò che desiderano, perché Frodo lo vediamo che aveva paura di non tornare mai più a casa e che Sauron potesse vincere, mentre Steve lo vediamo che aveva paura di essere un peso per tutti quanti e aveva paura di vedere i suoi amici morire senza che lui potesse fare niente per aiutarli, e anche lui aveva paura che Hitler potesse vincere la guerra e quindi chissà cosa sarebbe potuto succedere. Ma nonostante tutte queste paure, tra di esse hanno trovato il loro coraggio, che non ha fatto altro che brillare sempre di più, così da spingerli a intraprendere questo viaggio, così da fargli continuare ad andare avanti nel loro viaggio per un bene superiore. Trovando questo loro coraggio, sono riusciti a non mollare mai. Soprattutto nei momenti più cupi, più bui, più frustranti, si sono aggrappati alla luce di questo coraggio e sono comunque andati avanti. Ed è un messaggio bellissimo che potrebbe esserci d'aiuto in qualsiasi momento della nostra vita. E devo dire che con questa lampadina che mi si è accesa così a caso mentre stavo vedendo Capitan America, mi ha fatto rivedere sotto occhi diversi Steve Rogers, perché non lo sopportavo prima di tutto, soprattutto nel... no, ok, non lo sopportavo appunto, non soprattutto in un film, non lo sopportavo, però grazie a questa lucettina che mi si è accesa, mi si è illuminata nel cervello, mi ha fatto apprezzare un po' di più il personaggio. E volevo condividere con te questa mia riflessione, sperando che ti possa essere utile, soprattutto in questi momenti un po' cupi, un po' o soprattutto nei momenti un po' cupi, spero che ti possa essere utile. Ovviamente fammi sapere cosa ne pensi, lasciami un commento sotto e soprattutto fammi sapere se ti è piaciuto questo Capitano Hobbit, e davvero fammi sapere una tua opinione, perché sono sempre molto felice di leggerti e di fare uno scambio di opinioni, perché è molto interessante. E davvero ti ringrazio tantissimo di sostenere il canale vedendo ovviamente il video, lasciando un commento, un like o condividendo il video, o anche iscriverti al canale. E ovviamente abbraccio tutti i nuovi iscritti, benvenuti, vi voglio tanto bene, e ringrazio anche i miei Melini, Radio Brea e Sentieri Tolkieniani che supportano il canale. Se non li conoscete, trovate i link in descrizione. E niente, con questo è tutto, grazie di essere arrivato fin qui, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mello!